Amici di Rossini TV, benvenuti in visione e all'ascolto di un nuovo programma, un programma di approfondimento su un tema molto delicato e molto particolare che va assolutamente scoperto: affrontare le minacce della rete, capire, prevenire, proteggere. Questo è il titolo che gli autori, gli ideatori di questo programma eh, si sono dati e ci hanno chiesto di eh, assegnare a questa trasmissione. Eh, li abbiamo qui con noi e li salutiamo: Gianmarco Cecconi sì. e Marco Lanzi. Buongiorno. Conosciamoli meglio, cominciamo con conoscerli un po' meglio. Gianmarco Cecconi, docente di materie letterarie presso l'Istituto Compressivo di Villa San Martino di Pesaro, vive a stretto contatto con i ragazzi da sempre, un passato come educatore, allenatore di calcio giovanile e molto impegnato anche nel sociale, non solo nella sua scuola per la quale è referente di educazione civica, bullismo e cyberbullismo. Marco Lanzi, da pochi mesi in pensione, dopo 38 anni di polizia dove è stato responsabile del gabinetto provinciale di polizia scientifica e segretario provinciale del SIULP. Attualmente prosegue nel suo impegno nelle scuole con gli adolescenti e coi genitori affrontando i temi del bullismo, cyberbullismo e dei pericoli della rete. Ed è di questo che noi parleremo oggi con eh, quasi quasi non mi verrebbe neanche da dire ospiti, mi verrebbe da dire i veri protagonisti, perché poi io darò solo qualche input perché poi a parlare naturalmente sarete voi. Certo, se noi ci proviamo, insomma, vediamo. Allora, Gianmarco, che obiettivo ci prefiggiamo con questo ciclo di trasmissione? Allora, col ciclo di trasmissione ci prefiggiamo l'obiettivo di raggiungere soprattutto i genitori degli adolescenti, dei ragazzi di adesso. E, e di dargli un contributo, degli input per cominciare questo eh, processo di condivisione con i propri figli, o con i propri studenti o con i ragazzi con cui hanno a che fare se sono educatori e, e vedere di affrontare una problematica così complessa come i pericoli della rete, con consapevolezza e con gli strumenti giusti per fare insieme ai ragazzi delle future generazioni, il nostro futuro, un percorso costruttivo che gli permetta di, di superare le difficoltà e i pericoli che sono davvero tanti, che noi insomma, sviscereremo e vedremo un po' durante le, le puntate. Marco abbiamo deciso insieme di darci del tu come ci diamo certo. del tu nella vita anche fuori studio. E, dal punto di vista tuo, dall'osservatore tuo importante dopo tanti anni di polizia, ma ancora naturalmente parte del corpo, perché credo che sia una delle situazioni dalle quali è difficile astrarsi, se non altro, eh, di indole. E, Abbiamo sottolineato che il lavoro viene fatto sugli adolescenti perché distinto verrebbe di, a pensare, di pensare a loro, ma in realtà anche sui genitori. È un lavoro di squadra quello che viene stimolato eh, per cercare di, eh, non dico vincere, ma comunque di cominciare ad affrontare questa battaglia con un tema che scopriremo importante, delicato e anche sottostimato. Io, io Gianmarco, credo che su questo veramente. Abbiamo la stessa idea, nel senso che l'unico modo per cercare di riuscire a rendere più consapevoli gli adolescenti e anche i genitori rispetto ai pericoli della rete, ai pericoli del bullismo e del cyberbullismo, sia quello di parlare con loro. Per questo, io, per esempio, da, da un po' di tempo ho iniziato questo percorso con Gianmarco e io da nove anni circa sto andando in tutte le scuole della provincia a incontrare proprio gli adolescenti e i genitori. Ho iniziato con le scuole medie. Poi con i licei ho fatto tantissime conferenze, ho incontrato migliaia di ragazzi. Adesso ormai da due anni a questa parte, solo per dire, sono costretto ad andare anche in quarta e quinta elementare, perché già in quarta e quinta elementare tanti adolescenti, tanti ragazzi, quindi a nove, 10 anni, hanno già in mano lo smartphone. E non solo hanno in mano lo smartphone, sono sui social. E io quando incontro i genitori dico loro, ragazzi, genitori dovete sapere una cosa, ormai gli ultimi dati del Ministero dell'Interno attestano che la maggior parte dei reati sono commessi online, nella vita virtuale, hanno superato i reati commessi nella vita concreta, nella vita reale. Quindi è questo che, a questo bisogna stare attenti. E troppo spesso i genitori lasciano i loro figli, i loro, gli adolescenti libri di navigare senza nessun controllo. Questo cercheremo di fare eh, seguendo le linee guida in qualche modo tracciate da un volumetto, un agilissimo volumetto realizzato eh, da Gianmarco Cecconi con prefazione eh, di Marco eh, Lanzi e eh, eh, 45 giorni in rete. Questo è il eh, libricino che io mi sono letteralmente bevuto perché eh, consiste in una serie eh, di pagine di diario eh, nelle quali... Eh, Probabilmente diciamo degli, eh, dei personaggi eh, inventati ma molto basati sulla realtà raccontano a questo diario eh, virtuale le loro vicende eh, nel mondo eh, così, del, dei social, nel mondo eh, delle, delle messaggerie online. In tanti mondi che magari abbiamo solo sentito nominare, in tanti, e, e che invece sono reali e fanno parte della vita quotidiana. Perché poi, in realtà, eh, questo è il punto chiave. Non stiamo parlando di un'attività. Marginale, qualcosa che succede eh, una volta ogni due o tre giorni. Stiamo parlando di eh, realtà, eh, per quanto virtuali, in realtà molto reali, eh, nelle quali i ragazzi sono coinvolti quotidianamente per molte ore, gran parte della loro giornata. Non, infatti, il le... Il, il libro, ma anche il lavoro che, che sto facendo negli ultimi anni anche con Marco, nasce da, da, questa, da questa esigenza qui, questa cosa che tu dici. Io quando ho cominciato ad occuparmi di, di, di educazione civica, di bullismo, di cyberbullismo, anche a scuola con i miei studenti, ho, provato, ho iniziato dal chiedere a loro eh, di scrivermi quante ore passavano al telefonino al giorno. Eh, oppure sulla, sulle, ehm, sulle console, eh, oppure sul PC proprio e, e le ore quotidiane passate da un ragazzo in media a uno studente che dai 10 ai 15-16 anni o sul telefono o sulla Playstation oppure sul eh, PC superano di 4-5 ore quotidiane in media, no? E quindi io questa cosa intanto dentro di me ha suscitato molto scalpore ma anche tantissima curiosità. Che cosa fanno in queste ore questi ragazzi? La domanda che mi sono fatto. Allora mi sono messo a studiare quello che è il loro mondo perché quello che eh, c'è bisogno per combattere una battaglia o per confrontarsi con un ragazzo è avere la competenza e la conoscenza per farlo, perché se no i ragazzi ti sgamano subito e non ti, e non ti ascoltano neanche più, eh, se vedono che, che quello che dici non è reale o per loro non è eh, concreto. No? E quindi mi sono messo a vedere quello che è il mondo dei social e eh, 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 ho scoperto un mondo molto vasto. Di cui io avrò avuto, io che conosco ancora relativamente poco rispetto alla vastità che ha questo mondo, e, ma è pieno, pieno, pieno di pericoli. E, e quindi il libro nasce da questo: è un po'chino. Um, un fare il punto della situazione dopo anni di, di, eh, di lavoro, di studio, di confronto con i ragazzi anche a scuola oppure di, di ricerche, anche di giornate passate al computer a vedere eh, quello che è il mondo web, eh, letture di, di cronaca su fatti che sono accaduti relativamente ai pericoli della rete. Eh, però dovevo trovare. Mi sono posto la domanda di trovare un modo, una chiave per entrare eh, dentro le stanze eh, che sono dentro le menti dei ragazzi e anche dei genitori. Allora eh, ho cercato di, di scrivere le vicende attraverso le pagine di diario. Eh, sono 45 pagine di diario, ne, avremo, ne avevamo 45.000 di, <ride> di, di, di pagine da fare con il materiale che avevamo, ma ci si siamo formati, mi sono a 45. Eh, proprio perché volevo dare un element, un, um, uno strumento snello, uh, facile da, da leggere e anche da comprendere. Le pagine di diario sono scritte da eh, ragazzi e ragazze adolescenti, c'è qualche pagina anche scritta da qualche genitore, ovviamente che io ho impersonato e che raccontano gli stati d'animo e le situazioni che si sono verificate sono tutte cose che io ho preso dalla, dalla, dalla cronaca oppure prese da esperienza personale oppure da confronti fatti con i ragazzi nelle scuole. Quello che è importante sottolineare, Marco, è che qui non si tratta solo, che già basterebbe, di un malcostume, di una difficoltà, di un eh, problema caratteriale, ma si tratta anche di lambire il mondo dell'illegale, dell perché ci sono. Ampi spazi nei quali non solo da parte eh, di chi attiva delle, delle, delle pratiche eh, evidentemente illegali come quelle del bullo e, e del cyberbullo oppure, peggio ancora, del pedofilo, eccetera, ma anche da parte di chi incautamente ci finisce in mezzo c'è questo rischio. Non solo, ma c'è questo rischio che si riverbera direttamente sui genitori in quanto noi qui parliamo di minori. Certo, certo. Infatti quando parlo, parlo con i genitori ma anche con gli adolescenti loro non si rendono conto, soprattutto i ragazzi. È chiaro che, un, per esempio, quando vado nelle medie, i ragazzi hanno tutti meno di 14 anni, quindi non sono imputabili, ossia non possono essere quindi processati e sottoposti a un processo penale e non possono neanche finire in galera. Io dico loro, non è che però se voi commettete un reato grave non ci sono delle ripercussioni, perché se commettete un reato grave comunque ci sono delle ripercussioni, perché se il reato è particolarmente grave, anche se avete meno di 14 anni, però il giudice dei minori può stabilire di allontanarvi dalla vostra famiglia e, e collocarvi in un riformatorio giudiziario. E ci sono conseguenze. Anche perché poi dopo i 14 anni i ragazzi diventano imputabili. E faccio capire loro, come faccio bene a capire i genitori. Guardate che i vostri genitori, fino a quando voi non compirete 18 anni, sono responsabili per tutti gli atti che voi. Fate sia nella vita virtuale che nella vita reale e paradossalmente nella vita reale ogni tanto si può anche scu chiedere scusa e tornare indietro, nella vita virtuale no, perché quello che viene detto online eh, poi non si cancella più, dalla rete non si cancella assolutamente niente. E quindi io dico loro state molto attenti a quello che fate, soprattutto online, perché rischiate di fare del male a voi stessi, male a una eventuale vittima. E chiaramente molto male alle vostre famiglie, perché comunque adesso ci sono sentenze, sentenze veramente, per esempio al più semplice, una sentenza del Tribunale recente di Parma e di Caltanesetta. Queste due sentenze hanno condannato delle famiglie ad alti risarcimenti civili solo perché il giudice ha stabilito che i loro figli, che hanno provocato dei danni utilizzando la rete, i social, comunque non sono mai stati controllati. Quindi i genitori sono stati condannati solo perché non hanno mai controllato il cellulare dei loro figli. Quindi ci sono risvolti penali, risvolti civili che veramente possono mettere in grosse difficoltà anche la famiglia da un punto di vista di esercimenti civili. Mentre ti ascoltavo, poi entriamo nel vivo, ma mi piaceva continuare un po' a inquadrare eh, i termini della nostra eh, trasmissione, di questa proposta che andrà avanti per qualche settimana. Mentre ti ascoltavo, cominciavo a pensare che questa divisione tra il mondo virtuale e il mondo reale rischia anche di essere fuorviante. Perché non, non dimentichiamoci che non, non c'è divisione. divisione. Cioè in realtà il mondo che noi consideriamo virtuale è molto reale, è molto reale perché dentro succedono cose che poi chiaramente hanno delle conseguenze, compreso un risultato. Sarcimento, compreso una restrizione eh, della libertà individuale e tutto il resto. No, per anche cui... perché loro passano poi la maggior parte del loro tempo nella vita Appunto. virtuale. Quindi non c'è più distinzione per tra cui... vita reale esatto. e vita per virtuale. Per cui stiamo attenti anche a, a continuare a ragionare in questi termini come se il mondo virtuale fosse un mondo: sì, è a parte, succede lì. Poi dopo, quando uno esce, prende il motorino e va a fare un giro. Bene, allora. Guarda, com... ti, ti interrompo un attimo sì. prima di passare, perché non vorrei che. Cioè, il... Marco ha detto una cosa che secondo me è molto importante ed è fondamentale anche per tutto eh, quello che noi faremo in queste. E anche lo scopo che vogliamo raggiungere con, eh, con queste serate in cui parliamo di, di questo problema molto serio, che è il controllo. No? Marco chiede o dice di controllare ai genitori, eh, dice ai genitori di controllare i telefoni dei figli e io su questa cosa insisto moltissimo. E, e una delle cose Piacevoli, uno dei ricordi più belli che ho di questi due anni in cui stiamo facendo questa esperienza con i genitori. È il ringraziamento che ho avuto dalla mamma di una ragazza adolescente dopo una serata che avevamo parlato di queste cose, nelle quali noi insistevamo di controllare il telefono. Poi c'è sempre il genitore che ci dice: No, ma io faccio fatica a controllare il telefono di mio figlio, mi scoccia. No? E io dico vincete la paura e prendete, prendete il coraggio e controllate e qualche settimana dopo che io avevo detto questo una mamma mi ha telefonato e mi ha detto guarda io ti ringrazio Gianmarco perché ho controllato il telefono di mia figlia una, studente modello, una studentessa modello bravissima e insospettabile e ho scoperto un mondo di mia figlia che io non conoscevo un linguaggio che lei usa che io non gli avrei mai dato e da quel momento in poi abbiamo iniziato a fare un confronto e, e quindi probabilmente è, è, è finita lì, cioè lei è riuscita, questa mamma insieme alla figlia, a resettare quello che poteva essere l'inizio un, un di una situazione insomma, particolare e rischiosa. Quindi io eh, insisto molto e sono contento che Marco l'ha detto subito perché il controllo no? lo diciamo anche nel titolo della. Certo. Okay, scusami. Il tema del controllo è un tema delicato, spinoso, eh, mette paura sia a chi viene controllato, eh, che farà di tutto per non esserlo, ma anche a chi è, è a controllare. Forse potremmo eh, trovare una chiave per... per, per Inquadrarlo bene in una questione di rapporti. No? Ne parlavamo quando, siamo, quando sono venuto a trovarti qualche giorno fa per, per ragionare un po' su questo. Cioè eh, si tratta di rapporti, rapporti comunque interpersonali, è vero che sono tra genitore e figlio, ma sono anche da figlio a genitore. Allora faccio un esempio per essere proprio, eh, diciamo molto, molto lontano da quella che è la realtà di quello che, di cui stiamo parlando. Se un figlio si accorge che la macchina del padre ha le gomme lisce. Egli lo dice perché è andato a vedere, perché il giorno prima a scuola gli hanno spiegato il codice della strada, non è che c'è qualcosa che a noi ci sconvolge o ci sconcerta, è semplicemente qualcuno che in una rete di relazioni e di rapporti a qualcun altro di molto vicino eh, segnala un pericolo reale. No? Ecco, se si riuscisse a inquadrare il concetto, penso e eh, non so se sto dicendo una stupidaggine, ma se si riuscisse a inquadrare il concetto in questi termini, e allora metterebbe anche meno paura e meno ansia quest'idea del genitore burbero che controlla, dammi il cellulare, no, ah, no, sì, no, sì, no. Con, con tanto di eh, scena un po' eh, da film, ecco, eh, questo dovrebbe essere il, il, la formula chiave, la, la formula base, il tipo di rapporto che. Dentro quel tipo di rapporto crea una situazione nella quale c'è uno scambio, anche perché ce lo dicevamo prima. I più esperti sono loro, per cui per quanto un genitore, giovane, agile, mentalizzato e tutto quello che vuoi, voglia fare poi il supervisore, il controllore, non ci riuscirà mai, se non altro perché ogni giorno Gianmarco ne esce una nuova. Eh, non è certo. No, no, ma infatti quello, quello che dici è talmente vero che intanto io... io... Parlerei più di condivisione più che di controllo. Il controllo deve essere all'inizio per arrivare a una condivisione, quindi eh, la condivisione con, eh, con il figlio. E poi dobbiamo essere onesti, noi educatori, genitori o insegnanti, intanto i ragazzi ci fanno vedere quello che. Che vogliono farci vedere, no? Nel senso che ci sono applicazioni per tenere sotto controllo il telefono, i ragazzi e, farlo, e far vedere le cose che vogliono far vedere solamente a chi vogliono loro. Quindi noi conosce conoscere il mondo, però, però io vi assicuro, io questo l'ho testato molte volte, che i ragazzi sono anche contenti di essere controllati, se c'è qualcuno sì. che, li, che li controlla e che condivide con loro delle scelte delle, dei ragionamenti loro, sono, loro sono contenti si sentono, si sentono vivi si sentono considerati per cui il punto di partenza è questo poi chiaramente il percorso è molto lungo e non è semplice è pieno di ostacoli però noi abbiamo il diritto di, di, il diritto e anche il dovere di, di, soprattutto il dovere di provarci eh, per migliorare qualcosa, no Marco? Ma io sono assolutamente convinto di queste parole, di quello che ha detto prima Paolo, che, eh, di quello che ha ribadito adesso Gianmarco. E noi stessi quando facciamo questi incontri con i genitori, io da tempo ormai pretendo chiedo proprio con forza ai dirigenti scolastici, non mi fate parlare solo con gli adolescenti ma anche con i genitori proprio per riuscire a condividere, condividere questi concetti perché ha ragione Gianmarco il genitore non deve imporsi, deve condividere come noi esperti l'unica cosa che abbiamo per riuscire poi in qualche modo a, a ottenere un dialogo con gli adolescenti io vi assicuro che io alcune volte faccio delle conferenze, degli incontri con gli adolescenti previste da un'ora e mezza, sconfirano le due ore e mezza perché mi fanno mille domande si aprono, perché comunque io cerco di calarmi nel loro mondo, cerco di identificarmi con loro. Io mi sono iscritto a tutti i social, non pubblico niente, però mi sono iscritto a tutti i social perché devo capire quello che loro pubblicano. Dobbiamo Troppe volte i genitori questo aspetto lo, lo trascurano, stanno attentissimi a quello che i loro figli fanno nella vita reale, se piove li accompagnano in macchina perché hanno paura che succeda un incidente, se vanno al supermercato o al centro commerciale lo tengono stretto per mano, hanno paura che il figlio possa essere rapito, possa perdersi. Quindi stanno molto attenti, se vanno al mare, siamo una città di mare, ci sono un po' di onde, stanno lì con gli occhi aperti perché hanno paura che un'onda li possa sommergere. Ma perché invece nella vita virtuale non li accompagnano? È impossibile ormai bloccarli, come ha detto Gianmarco, ci sono tanti modi di aggirare anche gli ostacoli, loro sono nativi digitali, sono nati con la tecnologia, a differenza nostra che siamo vecchi, siamo emigranti, loro ci chiamano boomer, no? e ridono tanto quando usano questo termine. Quindi l'unico modo è condividere, calarci veramente nelle in quello che fanno, e, poi che, e i genitori, per esempio, chiedono sempre loro cosa hai fatto a scuola, come è andato l'allenamento, che volte hai preso, come è andata la giornata. Perché non cominciano a chiedere, proprio per condividere, iniziare a condividere questo percorso, su che siti sei andato, cosa hai visto oggi su internet, quanto hai giocato, cosa hai visto. Eh, c'è qualcosa che ti ha colpito, c'è qualcosa che ti è piaciuto particolarmente, c'è qualcosa che invece ti ha procurato un po' di malessere, un po' di disorientamento, devono cominciare a chiedere ai loro figli quello che fanno nella vita virtuale. Non glielo chiedono mai perché, come abbiamo detto prima, credono che vita virtuale sia una cosa a parte, non sia reale. Invece, no, è tutto il contrario. Allora noi avevamo preparato tutta una scaletta, eh. no? Chiaramente? Perché eh, <ride> ovviamente prima puntata un po' preoccupati sul tema eh, spinoso, come lo ragioniamo, come lo sviluppiamo. Naturalmente ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo eh, della divulgazione e abbiamo concluso quasi, anzi abbiamo concluso mm. la nostra puntata, ma credo che sia stata molto utile. Prima di tutto perché non è puntata unica, lo ribadiamo, ma è la prima di un ciclo di 5 puntate. 5. Per cui eh, avremo modo di entrare poi anche nel metodo che è è stato escogitato da, da Marco e Gianmarco per, per portare, eh, diciamo in evidenza i temi, i problemi e anche eh, ipotesi, non dico di soluzione, ma comunque di modo di affrontarli. E, però in questa puntata ci piaceva comunque introdurre e credo che un po' ci siamo riusciti. Cosa dite? In conclusione, come vogliamo, come vogliamo chiudere allora beh, dando l'appuntamento alla prossima puntata? Concludiamo che l'obiettivo era quello di dare degli input, io credo che gli input li abbiamo dati e adesso secondo me lasciamo no, come, come dire, decantare anche nella, nella, nella mente, nella testa, nella realtà dei ragazzi, dei genitori che, che, ci, che ci stanno seguendo e così almeno secondo me la consapevolezza è maggiore nell'affrontare questi problemi anche la prossima volta, no? quindi io, credo, io penso che l'obiettivo è assolutamente raggiunto, credo di sì. Insomma, quindi. Sì, io e Gianmarco, siamo veramente assolutamente convinti che sia l'unico <coughs> modo questo: di andare a parlare con i ragazzi e con i genitori. Lui ha citato prima l'esempio di una mamma che l'ha ringraziato, io invece cito per concludere. Quello che mi ha detto un ragazzino di seconda media al termine del mio intervento, dopo che gli ho parlato dei pericoli, pericoli che possono esserci nella rete o i pericoli che possono eh, derivare da un utilizzo sbagliato del cellulare. Al, al termine della conferenza, davanti a tutti, questo ragazzino ha detto porca miseria, adesso vado a casa e mi incavolo tantissimo con i miei genitori che mi hanno dato questo smartphone e non mi hanno spiegato tutti i pericoli ai quali potevo andare incontro. Io la ringrazio tanto. Ha detto così davanti alla classe, chiaramente si sono messi tutti a ridere, però queste frasi fanno capire che veramente troppe volte mettiamo in mano ai nostri figli, ai nostri adolescenti, uno smartphone o degli strumenti che, che utilizzati in maniera non consapevole possono provocare veramente dei danni, dei danni molto gravi, sia ai ragazzi, sia alle famiglie sia, come ho detto prima, alle eventuali vittime bene, allora eh, come vedete come avete potuto ascoltare eh, di materiale ce n'è per fare forse ben oltre le 5 puntate che faremo, eh, l'appuntamento è alla prossima, entreremo eh, nei casi reali, entreremo nei dettagli, forse daremo a qualcuno che ci sta ascoltando anche eh, notizie di qualcosa di sorprendente come io stesso mi sto sorprendendo e mi sono sorpreso quando eh, i nostri esperti eh, Gianmarco Cecconi e Marco Lanzi eh, mi hanno eh, raccontato di qualcosa veramente eh, di inatteso e di insospettabile. Eh, restate con noi, e continuate a seguire questo ciclo di eh, trasmissioni così importanti. Eh, tutto sommato mi viene da dire anche se non avete un figlio adolescente, anche se, perché comunque non è che poi noi siamo esenti da rischi eh, a qualunque età. <ride> per cui diciamo che eh, il tema è molto molto trasversale e sicuramente è di interesse eh, per tutti i nostri telespettatori. Grazie ancora, grazie a voi grazie. e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.